Ciao a tutti, io sono Beagle Ciao! Needs su Instagram e su Ravelry e questo chiacchiere a maglia, come vi avevo promesso, anche oggi c'è qua, per fortuna, Arianna, perché non Ciao a sapeva, tutti! poverina, non sapeva che doveva tornare oggi, Un piacere! ma ce l'ha fatta. Quindi sapete, questo è un knitting podcast, dove si parla appunto di maglia e... Questo non è un tutorial, non vi insegniamo a fare niente, è una chiacchierata, quindi qua si chiacchiera. Siamo noi due, Arianna, io e Arianna, e voi sulla chat se lo state guardando in diretta. Se non lo guardate in diretta fa niente, perché potete anche lasciare dei commenti al video, ok? Vedo che ci siete già un sacco di persone lì collegate. Oh, aspetta che mi ero organizzata, perché l'altra volta non Ecco. sapevo come fare. Oh, guarda qua. Ciao a Sì, sono un po' di tutti. commenti già sulla chat. Allora, come state? Fa troppo caldo da voi? State bene? Io faccio silenzio così, è come se loro mi potessero rispondere. Infatti, noi aspettiamo le vostre Ecco, risposte. ci sono un sacco. E Laura sempre che ci parla dal Messico, che, quindi la salutiamo lei, che è sempre fedele, come tante di voi, eh. Ecco, Non so. allora, ecco, secondo me c'è troppa luce, ma boh, di fronte, no, di fronte sì, davanti alla finestra che c'ho davanti c'è un muro bianco e riflette tutto il sole adesso, quindi io sono un po'... Tu mi vedi meglio. Io ti vedo molto bene. Poi, detto anch'io, non è che oggi ci sia una luce bellissima perché è un po' coperto oggi qua, quindi che Oggi va sì. bene. Sì, oggi stai benissimo. Sì, che va bene perché insomma non ci sono solo 30 gradi, quindi Solo sì. 30 gradi. Qua mi dice il computer, abbiamo 36 gradi. Quindi non è malissimo, eh? Non Per è voi non è malissimo. bellissimo. Noi Nord Italia, è che ci frega l'umidità. L'umidità è tremenda qua, Eh sì, insomma. quello almeno qua è un caldo secco, secco. Quindi non è... Non, beh, se si suda evidentemente quando fa caldo, ma non è come il caldo umido. Non è la stessa cosa, perché noi a Guangzhou avevamo molto spesso 36-37 gradi, anche di più, e il 90, tra il 90 e il 100% di umidità, che è una cosa che... Sì, e tu stai respirando l'acqua. L'acqua praticamente, stai inalando e quindi sì, non era veramente piacevole. Quindi effettivamente noi siamo tornati qua e tutti si lamentavano e io dicevo, c'è un fresco. Saluto particolarmente Barbara Bertelli che ci sta dicendo sulla chat che è la prima volta che ci segue in diretta, quindi un Ciao Barbara. saluto, ciao Barbara. Io ti vedo bianchissimo. Hai bisogno di andare al mare? No, ma è la luce, ma adesso non so, non mi posso alzare a chiudere le finestre, ma forse Che sono una serviva. Ecco, stella. si respira un po', è rinfrescato, anche qua non fa tantissimo caldo oggi, beh, 36 gradi, per tanti di voi è tanto, ma per noi purtroppo si sta meglio. Beh, adesso non si può uscire, io sono sotto il condizionatore, questo evidentemente. Va bene, finiamo i lamenti. Adesso finiamo le previsioni del tempo. Ecco, Giornata. non so cosa sarà. Ecco, allora, parliamo di maglia, no? Beh, sì, insomma, Parliamo un po' di così. maglia. Intanto Allora, dai, cosa ci dicono fai? tua bellissima maglia. No, aspetta, visto che parliamo, volevo farti i complimenti perché è veramente bella. Vediamo qua. No, se l'avvicino a me non si vede completamente. Aspettate, faccio così. Adesso no, ma perché non esce? Ecco, non si vedono i polsini, ma fa È niente. Ecco, bellissimo. finalmente finita. Finito il maglione, ha un nome anche, l'ho già battezzato. Dici. Ho cercato perché mi avevano suggerito, scusatemi, non mi ricordo il nome, chi è stato, ma era una di voi, mi aveva suggerito di chiamarlo come le ninfe delle montagne. Allora ho cercato le ninfe delle montagne e l'insieme delle ninfe delle montagne sono le Che bello! Si chiamano così, in spagnolo Oreades. Che
Quindi così. il maglione si chiama Oreades, il Ah, oh, è maglione. E bellissimo. sono le ninfe delle grotte e delle montagne nella mitologia greca. Ok? Sono vestite benissimo quelle ninfe lì, complimenti. Adesso vi faccio vedere, perché ho fatto stamattina, come ti dicevo prima, delle foto a mia sorella, perché si vede un po' meglio che qua, perché le maniche non si apprezzano, sono molto larghe. Sì, sono molto belle, sai. Adesso vi faccio vedere, ce le ho qua le foto. E niente, è finito finalmente. Devo dire che questo volant, non so se voi lo chiamereste volant. Sì. Ok, è venuto un po' più grande di quello che ci avevo io in mente, ma boh, sono Ma ci contento. sta, eh? Secondo me ci sta e sta molto bene. È Sì. molto Qua, delicato, è molto, sì. questa manica è più È un alta. Ecco, perfezionista. così si vede meglio. Allora, ve lo spiego molto, molto, molto velocemente perché ve ne ho già parlato tante volte. Ispirato dal fauno, dal lampo e dai colori tinta unita, quindi tinta unita è chiaro, no? Poi il fauno avevo pensato, sì, sentendo o guardando i podcast di altri partecipanti, praticamente tutti parlavano di questo rapporto tra il fauno e le ninfe, o i fauni e le ninfe. È un po' lussurioso, diciamo. Si dice Carina. così, lussurioso? Sì. Boh. Ecco. E quindi mi è venuto in mente di fare, di ispirarmi un po' anche alle ninfe. E per questo le Certo. ninfe, sempre molto sensuali, molto belle, molto femminili. Mi è venuto in mente, sì, questo, un tipo di maglione che fosse non il tipico maglione color work che ci sta benissimo sia per i maschi che per le femmine, no, uno fosse proprio un po' più sensuale con le parti, queste parti che sono trasparenti, queste di qua, sì, aderente, tutto, no? E poi c'è anche il fauno, il lampo, eh? Poi il fauno ha due nature, no? Umano e capra. Per quello che ci sono due filati diversi. Questo sarebbe un mohair normale corrente con la seta Kid Silk, che è quello della Rowan. E poi qua c'è del mohair e un altro filato qua sul volant, nei polsini e nel collo. Sarebbe il tweed, il felted tweed sempre della Rowan. Che è un grigio con delle, come si dice, speckle, non lo so, no, si chiamano flicks, credo, flicks, i puntini del tweed. Ci sono dei puntini qua, li vedo, secondo me voi non li vedrete. Marroncini, blu, bianchi, sì, più o meno, no? Allora, le due nature e poi due parti molto diverse, no? Questo punto che è un punto coste un Traforato. po', sì, traforato, e questo è maglia rasata, e poi anche dove era il fauno, dove erano le due nature, sì, due fili, due parti diverse, no? E poi il lampo c'è qua, sia il colore in sé del maglione, che è il colore della tormenta, secondo me, no? Il grigio del cielo, nero quando c'è la tormenta, e poi questi puntini, flicks del tweed, sono questi puntini di luce, perché il lampo è la luce, no? C'è il fulmine, il tuono e il lampo. Il tuono sarebbe il rumore e il lampo la luce che si vede prima del tuono. E poi il fulmine è quello che ti distrugge, quello di Zeus. Quindi il lampo e la luce, questi puntini che si vedono, voi non li vedete, ma io li vedo. Se no, i puntini di luce nel buio della tormenta. E poi anche diceva, questo mi è piaciuto un sacco, come si dice, mi ha accesa la creatività anche,
diceva Donatella Saleri nel suo podcast che lei, per lei il lampo era luce, la luce, e aveva deciso di fare un LASIK perché il LASIK fa passare la luce. Sì, mi ricordo, l'ho visto, E sì. quindi c'è qua questo LASIK che si vede che fa passare la luce, anche queste parti un po' trasparenti fanno passare la luce. E poi il LASIK ha una treccina che fa uno zigzag, diciamo, che sarebbe un po' il fulmine, no? di questo lampo. Allora si comincia qua, si fa un avvio provvisorio e si fa il collo. Alla fine del collo si aumentano tantissimo le maglie, per questo che si arriccia il bordo. Poi si riprendono le maglie dall'avvio provvisorio e si fanno tantissimi aumenti. Infatti, il primo ferro si fa su tutte le maglie, si fa questo aumento doppio che si chiama il Kyok, non so, è knit Yanover knit. Ok. Non so come lo dite voi, ma se si legge, noi leggiamo Kyok. Yoga. Sì, non saprei. Lo Un diritto, un sai che io dettato e un diritto sulla stessa maglia. Quindi sì, chissà. si triplica il numero delle maglie. Poi si fanno ancora degli aumenti. Vi ricordate che ho cercato di fare un sacco di prove perché si vedevano sempre gli aumenti. Anche quelli più invisibili, essendo così larghe le maglie, si vedeva una riga dove c'erano gli aumenti. Quindi alla fine ho usato questo aumento, non so neanche come si chiama, Steven West lo chiama Meguan, che è quello che fai un loop e lo metti sul ferro, non so come si chiama, non so se neanche se mi capisce, come quell'avvio che si fa quando si separano le Sì, maniche dal corpo. praticamente è un, sì, non è neanche, cioè è il più facile tra l'altro, Esatto, semplicemente appoggio. e invece quello non si vede, Ah, meno male. che forte. Quindi si fanno gli aumenti fino a raddoppiare il numero di maglie di cui hai bisogno per quella taglia alla fine dello sprone. Cioè, Sì. se tu qua avresti bisogno di 100 maglie, tu devi arrivare a 200 maglie. Certo. E poi l'ultimo ferro si fanno due maglie insieme, tutto il ferro, tutto il giro. E così si fanno queste pieghe qua. Poi si continua lavorando il corpo con lo stesso punto, queste coste traforate che sono le stesse del collo. Si separano le maniche, evidentemente. Qua si fa lo stesso della fine del collo per ottenere questo riccio. Poi si riprendono le maglie, si raddoppiano qua le maglie delle maniche. Ci sono tante maglie avviate qua sotto perché la separazione è molto alta. Quindi Ok. se avvii poche maglie, ti tirano, Sì. è scomodo. Quindi tante maglie qua. No, non sto guardando la chat, sono concentratissimo, Oh, aspetta. scusatemi. Guardi, Si lo guardi. raddoppiano le maglie e solo col mohair, questa parte è solo mohair, questa parte è mohair e tweed, e qua solo mohair, di nuovo sono dritte le maniche, vedete, molto larghe, perché si fanno anche con un ferro più grosso di quello con cui si fa il corpo, e alla fine si aggiunge di nuovo l'altro filato, si fa il polsino molto aderente, anche molto stretto. E sempre col volant alla fine, boh, dov'è che si vede? Forse qua. Ecco. Si vede, sì. Quindi, molto brevemente, stai ferma. Questo sarebbe il maglione Oreadi, scusate, Oreades in spagnolo. Adesso. Tipo Bellissimo. bottonature, boh, non so da dove viene questo commento, scusatemi, la maglia è bellissima, spettacolare, bellissima, grazie, grazie, grazie. Sulla modella è ancora più bello. Sì, perché sul gruppo di Discord avete il link sotto nella info box. Ho già fatto il test knit call o il call for test, non so come si dice.
La Ecco, chiamata. ma per adesso solo in spagnolo, perché soltanto il modello in spagnolo, l'ho mandato già alla traduttrice, che è quella che mi fa la traduzione all'inglese, me lo dovrebbe mandare in questi giorni, e poi una volta che ce l'ho in inglese lo mando alla traduttrice italiana. Ok, quindi quando avrò la versione italiana, se qualcuna di voi vorrebbe farlo, me lo dice e io ve lo faccio sapere. Questo era per dire che sì, ho messo delle foto su Discord e alcune le avete già visto. Adesso ve lo faccio vedere le stesse foto. Ecco, sì, ve le faccio vedere. Grazie. Ecco, tu lo puoi vedere. Ecco, è mia sorella, la modella, non è modella, per carità. Tu lo vedi, Arianna, sul cellulare? No, non lo vedo, però magari Ah, adesso il perché cellulare. ci metti un po', c'è il delay. Ecco, questo sarebbe alcune foto. Ho voluto fare con un outfit più casual, con dei jeans, per far vedere come si vedrebbe, sì, per andare a lavorare forse. E poi con un outfit un po' più elegante per andare a cena o per andare a ballare, quindi ci sono due outfit diversi. Poi devo dirvi, qua si vede la schiena, perché non l'ho detto, ci sono ferri accorciati sia sotto proprio all'inizio dello sprone e poi ai fianchi, ai lati dello sprone per far sì che il volant venga dritto. Non so se questo si capisce. Si vede già le foto, Arianna? No, Non lo vedo. non sono ancora arrivate. Così lungo è il delay. Non lo vedo. Infatti adesso stavo guardando. Va Vabbè, bene. adesso pian pianino si Adesso vediamo vede. se l'hanno visto loro. Tra l'altro la settimana scorsa, vedi le calze a pennello la tua sorella, Quindi quindi loro lo stanno stanno vedendo. vedendo qua, Sì, si Marco. vede molto meglio su una persona che Vado su che sul Discord. manichino. E niente, non ho detto che si può fare così corto ancora, si può anche fare più corto il corpo o molto più largo, ma è più lungo, scusate. Basta ripetere più volte, questo è il punto traforato, questo, no? Infatti adesso che ho fatto le foto, disfo il volant, il bordo, allungherò un po' il corpo e farò di nuovo il bordo e lo vedrete più o meno a questa lunghezza, perché a dire il vero il maglione è per mia mamma, non è per mia sorella. Infatti a mia sorella per lei è un po' largo. Infatti per le foto abbiamo dovuto mettere nella schiena degli spilli così perché era troppo largo per lei. Ma mia mamma non vuole fare le foto con il maglione. Magari quello la versione definitiva. Sì, no, beh, non è si può anche fare senza questo volant se non vi piace, perché se si fa alla fine. Ah, non l'ho detto. Quando finisci tutto, riprendi le maglie del primo ferro dove si lavora con i due fili. Le riprendi tutte e niente, ripeti questo di qua e viene così il volant. A me piace col volant. Sì. Secondo me, beh, è vero che è un po' vittoriano, come dicevi tu l'altra volta, e me l'hanno detto più persone, ma io sono contento No, non con. è bellissimo, cioè a me piacciono molto questi stili retro, poi molto femminile, molto anche innovativo, sai, io non voglio adesso essere un po', però ci sono delle stiliste, delle designers che magari ripropongono lo stesso maglione in diverse salse, cioè Sì. bravissime. Io non so, cioè, sono tutte bravissime, però effettivamente i tuoi designs, designs diciamo all'inglese, Designs. i tuoi modelli io li trovo sempre molto innovativi, cioè comunque un po' fuori dagli schemi, ed è questo che secondo me è molto molto bello. Cioè, adesso non è che adesso ti faccio la viola sviolinata, però no, li trovo molto molto belli, cioè li trovo
molto creativi, molto originali, insomma, e quindi io sono sicura che li apprezzi. Ma sai che dovresti farti pubblicità per le francesi? Io lo vedo molto francese questo Dici, una mia reality. amica, infatti ieri abbiamo fatto la neat birra, diciamo, perché non era un neat caffè, era una neat birra, è americana, lei è di New York, e mi ha detto che alle americane piacerà un sacco, perché a loro piacciono questo tipo di maglioni. Sì, ma se vedi per esempio la collezione, adesso guarda, io sono fuori, sono veramente fuori da tutto il circolo, è da tanto che, infatti prima mentre ti aspettavo ero lì su Ravelry perché mi sento veramente super fuori da tutto, però se pensi alla collezione di qualche anno fa che aveva fatto Petite Knit, cioè con queste linee molto morbide, con le maniche, cioè è Sì, sì, molto, sì, mi era sì. piaciuto molto, tante, infatti tanti dei podcast che seguivo francesi li avevano fatti, sai, con dei pizzi e lo trovo molto, insomma, lo trovo molto molto bello, quindi secondo me avrà un gran successo. Speriamo. Io sapevo, no, io infatti le mie previsioni, diciamo, sono queste, faccio una confessione. Confesso. Io credo, forse poi sbaglio, credo che il maglione piacerà tanto, ma credo che non si farà tanto il maglione. Non so se si capisce, che non tante knitter lo faranno. Sì, ok, sì, Perché è capisco. molto particolare, io son consapevole che è molto particolare. E a alcune persone piacerà un sacco, ad altre piacerà, ma non lo vedranno per loro. Certo. Ma boh, io volevo farlo per divertirmi, il reto era per quello, avevo voglia proprio di farlo. È stata una sfida anche per me, perché questo era completamente fuori del normale, no? Di quello che io ho fatto fino adesso, no? Sì. E quindi me ne frega. Che se volete farlo, io sono contentissimo. Non è che intendo dire che non me ne frega se nessuno lo fa, no. Ma ho Lo voluto scopo farlo lo non è. stesso perché volevo divertirmi facendo questo maglione, no? No, no, si capisce perché lo scopo non è, tu non l'hai creato semplicemente per essere un prodotto commerciale che possa essere, cioè, è per te, per la tua professionalità, per la tua soddisfazione personale più che altro. Quindi. Esatto, se poi piace e la gente vuole farlo, io sono più contento ancora, no? Ma secondo me sì, piacerà. Sicuramente sì, ci saranno delle persone a cui non piacciono, ma boh, non puoi piacere a tutto il Non può mondo. piacere a Come tutti, no, no, no. si dice qua, non sei una crocchetta, non puoi piacere a tutti. Un crocchettone. Niente. Fai vedere molte foto del maglione indossato in modo che la gente capisca che si può indossare. Ecco, vi faccio vedere delle foto perché sono molto contento con le foto. Sono venute molto belle. Carino, Ecco, con la donna, io sono. con i jeans, con tutto lo puoi mettere il maglione. Lo puoi mettere per andare a lavorare, lo puoi mettere per andare a una festa. Quindi, secondo me è molto versatile in quel senso, si dice così, versatile, che si può usare per qualsiasi evento. L'ho visto, l'ho visto, sono riuscita a vederlo. Bellissima, che bella sorella che hai però, eh. Geneticamente tua mamma è stata molto brava, già. Lei è molto, molto più bella di me. Bello. E niente, è questo il maglione Orea di quando. Quando avrò allungato il corpo, ve lo faccio vedere ancora, sarà in tutte le salse. Alla fine non vorrei, non, come si dice, non, il futuro, la seconda persona del plurale di Vorrei vorrete, vederlo. non vorrete vederlo più. Impossibile, è E molto molto niente, bello. ecco, c'è. Vediamo, beh, non, scusatemi che non ce l'ho fatta, ero così concentrato a descrivere, a spiegare il processo, che non,
Ecco, state dicendo, penso sia adatto a knitter esperte. No, 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 davvero. È molto facile da fare, eh? Molto facile. Sì, basta sapere fare. Questo è maglia rasata, eh? Tutta questa parte, le maniche, maglia rasata. Tu sai fare aumenti. Diminuzione ci vogliono per fare il lace, questo punto traforato. Ma sì, è una diminuzione a sinistra, diminuzione a destra. Due maglie insieme e l'altra è l'accavallata. Non so se dice così, credo, no? Semplicissimo, un gettato e basta. E poi, no, 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 non è per niente difficile. Io ho Diciamo fatto fatica a farlo perché dovevo fare tutti i calcoli, dovevo. Alcune cose non venivano come piacevano a me, ho dovuto fare tante prove con gli aumenti, ma poi il pattern avrà video di tutto, anche di come riprendere le maglie delle maniche, tutto, no? Ma è facile, è molto molto facile da fare, davvero. Questo è fare punto coste, ma semplicemente tu fai due dritti, due rovesci. E invece di fare due dritti fai questa treccina, poi due rovesci, due dritti, due rovesci, quindi ho un punto coste 2 a 2, ma semplicemente intercalato viene fatto questo piccolo lace che è molto semplice da fare, quindi difficoltà bassa. Beh, giuro, non è per niente difficile, ok? E niente, secondo me possiamo farla riposare, no? bellissima, La mi piace. salutiamo, Mi piace salutate la come mia amica. scivola. Una Facciamo una processione. festa. Ecco, la lasciamo qua. E niente, basta. Io ho già parlato troppo. Io non ho invitato te per parlare io. No, ma guarda, io come ti ho detto, ultimamente non è che sia proprio attiva, anche dal punto di vista proprio. Non lo so, in questi periodi non sto facendo niente. Addirittura abbiamo comprato dei pantaloni, devo semplicemente fare loro, accorciarli, non ho fatto neanche quello. Quindi. Però adesso mi Ma sto sei in riprendendo. vacanza, ci sta. Sì, ma proprio è un po' strano perché di solito in vacanza lavoro ancora di più a maglia, no? Cioè uno ci si. Eh sì, quello è Ma vero. vabbè, senti, mi lascio. Sì, però me lo sono sognata, anzi, questo non te l'ho detto, che una notte mi sono sognata che stavo facendo tutti questi campioni per fare sto scialle, ma cioè, Angosciatissima. si vede che almeno il mio subconscio sta lavorando se io fisicamente. Quindi sì, come ti dicevo prima, siccome insomma non volevo neanche venire mano in mano, ho messo un po' a posto tutta, no, tutto no, però ho messo un po' a posto la stanza in cui di solito Ferruccio, e ho trovato delle cose, ma sai queste cose che veramente dice, veramente non ho fatto io questo perché non mi ricordo. È stato abbastanza bello, sai. E quindi ho trovato due progetti di cui probabilmente ho parlato molti anni fa, però non mi ricordavo neanche di averli finiti. Quindi adesso un attimo che mi chino. Sono sulla poltrona un po' perché stavo cercando un punto in cui ci fosse buona connessione internet e buona luce e abbiamo trovato questa. Allora, dove mi metto? Allora, primo modello è un baschetto che avevo fatto tantissimi anni fa, tra l'altro sì, dai, si vede, track, è fatto in alpaca, trick, però non mi ricordo le marche, perché queste le avevo comprate, era una buona marca questa qua, però non mi ricordo, che era insomma colore naturale, e invece questo blu era una della Drops, ma siccome era un po' più fine di questa qua, l'avevo messa con un altro filo di lace, quindi effettivamente sì, c'è questo, vabbè, non si vede molto bene, però il blu è un po' variegato ed è molto carino. Aspetta che provo a metterlo, ripeto, ci sono 30 grammi, quindi adesso ed è bello come baschetto, e c'è questa qua che è la treccia lettone, che ne abbiamo parlato prima. Come si chiama? La treccia lettone, che è facilissima da fare a dire la verità, perché io avevo un po' paura e poi ho trovato un po' di istruzioni, e niente, è molto, cioè è bello. Ed è, te l'ho detto, della Kate Davis.
Io non l'ho mai fatta questa treccia, ma me l'hanno detto proprio la mia amica New Yorker, la fa tantissimo e sempre mi dice, ma io ti insegno a farla. È veramente perché è molto bella, finisce, aspetta che adesso tira su, tira giù, finisce il lavoro comunque molto bene ed è veramente semplice, perché adesso non mi, cioè se tu mi chiedessi come l'hai fatta, non ti saprei dire, perché non è una cosa che ho fatto di recente, però mi ricordo l'alpaca, ecco qua, che prende vendetta, ed era molto semplice. Ero rimasta veramente sorpresa di quanto semplice fosse, comunque d'effetto, no? Sì. E di questa la Kate Davis penso che vendesse sia il basco che le moffole tutto assieme. E, lo trovo molto molto bello, cioè, e poi è semplice perché, anzi, ci piace anche il dentro, perché prima avevamo detto il rovescio è bello, secondo me, tanto quanto il dritto. Sì. Senti, ma mi viene la curiosità, come, perché il disegnino arriva fino alla fine. Sì, E come guarda. si fanno le diminuzioni senza rovinare il disegno? Ah, c'è un Faccio fiore, vedere. una stellina, Una qualcosa. stellina. Track. E, sì, infatti adesso ripeto, non potrei dirti come l'ho fatto, però c'è un accavallamento praticamente della maglia blu. Aspetta che se lo avvicino, adesso c'è un raggio di sole qua ed è subito sera. Bagnata dal sole, ti ricordi? Baciata, Ah. baciata dal sole. Baciata, infatti. E, sì, peccato che sembra sembra un po' quelle cose. Gli ologrammi, non so, adesso scompaiono fra poco. E questo ti fa portare, ti fa cavallare forse il filo blu e così che viene un po' Ah, vengono questo. queste righe blu. Bello. Sì, che sono molto d'effetto. Comunque lei è molto brava, la Kate Davis, mi Sì, piace molto. assolutamente. È una di quelle molto poi, sì, cioè a me piace molto. Non è, sai, a volte ti piacciono i designer se poi ti trovi che non fai molti dei loro modelli. Ho comprato un Kobe e non l'ho mai fatto. Quindi non so adesso se comunque sì, ecco, se volete. Anzi, visto che c'è, aspetta che adesso pensa, io ho un Cal che è lì che giace, devo ancora guardare. Non so neanche quante persone ci siano, scusatemi tutti, mamma mia, che vergogna. C'è un Cal del Colorwork, il Caleidoscopio, che avevamo iniziato un po' di tempo fa perché Martina diceva, dai, dovremmo farlo. E poi ero presa con le bombe un po' a scuola così, ho detto, ma sì, facciamolo. Solo che poi appunto non avevo più forza, non avevo più brain power per effettivamente pubblicizzarlo nella maniera esatta. Però secondo me adesso ci ripiglieremo un po' con l'autunno, insomma, perché cioè, il color work comunque è sempre molto legato, secondo me, all'inverno, alle Sì. feste. Al Natale così. Quindi sì, lo consiglio, è molto molto bello questo. Sì, no, è proprio bello questo vasco. Io non lo metterei mai, ma... A me piace. 44 gradi ad Abu Dhabi, dove me li metti? Un vasco in alpaca, mi suda tutto, sono Beh, devi troppo lasciarlo lì a Mantova per le vacanze di Natale. caldo. Esatto, farò esattamente così. Perché lì, Adesso. scusa, torniamo alla meteorologia. Lì ad Abu Dhabi, a Natale d'inverno, che temperature fanno? Hanno detto sui 25 gradi, Ah, mica male. c'è una bella primavera, ecco. Quindi è per questo che comunque viene usata come vacanza, sì, per le persone che magari vogliono andare a prendere un po' di sole all'inverno. Poi noi non ci siamo mai stati, quindi no, sarà tutta una sorpresa. Però ecco, quindi niente, se venite da Abu Dhabi, datemi un colpo. E ci troviamo per fare un po' di sferruzza sotto l'ombrellone. Sotto l'ombrellone. Chissà. Mamma. Sì. E così, quindi niente. Sì, quindi ci dovrebbe essere una bella temperatura, però poi hanno detto che durante, cioè la nostra primavera e
autunno fa molto caldo e durante l'estate è una cosa insopportabile. Però poi, insomma, durante l'estate uno torna in Italia e quindi E basta, sì. almeno rischiamo un po'. Ci vorrebbe andare al Polo Nord, ma almeno non nel caldo di Abu Dhabi. Esatto, ma sai, avevamo, quando stavamo cercando, io avevo questa propensione per la Russia, volevo molto andare in Russia, solo che con Covid così hanno, molte delle scuole comunque hanno smesso di cercare perché forse c'era un po' di crisi, c'è grossa crisi. E così, insomma, quindi siamo un po' capitati lì, ma non si sa, magari la prossima volta andiamo dal caldo al caldo, al freddo al freddo, così. No, ma non so se forse mi sbaglio, ma io credo, beh, mi viene in mente che in Russia d'estate si muore anche dal caldo lì. Sì, penso che ci sia un'escursione grandissima tra una regione e l'altra, cioè tra una stagione e l'altra, scusa. Non lo so, adesso dovremmo chiedere a Claudia, Ecco, la esperta. che è un po' l'esperta qua. Io veramente, a dirti la verità, sì. Era una destinazione che mi piaceva Sì, molto. poi per la Nitter è un posto molto interessante perché le russe sono proprio brave. Esatto, sono molto brave, sono molto dotate, però insomma, vabbè, andiamo al caldo, facciamo così, dai. Niente, al cotone, al lino, No, alla canapa e niente. e beh, a me allora i prodotti in lino piacciono tantissimo, però lavorarlo, insomma, vabbè, non è Sì. veramente un sogno. Adesso sì, cioè, no, ho ritrovato un sacchetto. Ho comprato del lino ancora anni fa, poi ho provato a fare 30 modelli diversi, non me ne piaceva uno, quindi adesso ce l'ho, è tutto mezzo disfatto perché a forza di farlo disfarlo, tutte le fibre si sono srotolate, e adesso lo guardo lì, dico vabbè, adesso vediamo se mi arriva, l'ho messo lì in bella vista. Avevi un altro progetto da farci vedere? Ho un altro progetto. Sempre nel baule dei sogni, però ce la dovresti far sentire sta canzone del Baule baule dei dei sogni, ricordi, dei ricordi. dei ricordi, il baule dei ricordi. Sì. Ma poi in Spagna la conoscevate la Carrà? Mi senti qua sta lì. Sì, ma certo. Ah, Certo, ma poverina. lei ha lavorato tantissimo in Spagna. Eh sì, aspetta che devo Faceva farti anche la vedere. presentatrice in tanti programmi. Eh Sì, sì. per tanti anni. E poi Cavolo. praticamente tutte le sue canzoni le cantava anche in spagnolo. Sì, infatti, cioè da bambina, sai, era un po' un personaggio, un po' da mamma, ecco, no? Solo che poi quando diventi un po' più grande capisci veramente l'impatto che ha avuto a livello, non so, insomma, dello showbiz, ma anche dal punto di vista culturale, perché sai, cioè, vabbè, adesso parlo da vecchiotta. Quando andavamo in discoteca da giovani, che c'era l'angolo Maranza e tutti si cantava e si ballava sui brani della Carrà, ecco, e così. Sì, ma tu pensa che ancora oggi tanti gruppi di musica fanno delle versioni delle canzoni della Carrà, anche qua in Spagna, eh? Sì, no, è molto, non so, insomma, cioè, mi ha fatto molta tenerezza. Poi adesso che, insomma, siamo stati un po' inondati da tutte le varie trasmissioni e non ti rendi conto, perché comunque, insomma, vabbè, io sono un po' fuori, sono stata un po' fuori negli ultimi anni, però effettivamente, cioè, da quando ero giovanissima, io non, boh, siamo mai stati senza la Carrà, ecco, quindi da quando ero giovanissima ha fatto tantissime cose e anche ha spaziato dal cinema, alla musica, così, quindi sì, brava, brava. Sì. Poverina, poverina, vabbè, dai, niente, non lo... Oddio, adesso ho pensato che... Oh, il titolo di questo, adesso mi è venuto in mente come si chiama, quello stavo temporeggiando perché non mi ricordo mai il nome di questo pattern, e si chiama En plein soleil, cioè in pieno sole, infatti tech. Come te. E questo è di chi è? Isabel Kramer, Ok. e l'ho fatto sempre molti anni fa con una lana che avevo un po' ereditato, che mi era stata regalata, della Ice Yarns.
Ed è un filato che forse non avrei scelto, però a dire la verità, adesso che l'ho ripreso in mano, non mi è piaciuto neanche lavorarlo perché è molto, cioè, ha delle fibre un po' sintetiche e poi ha della tipo stellina, si vede che che Sì, brilla, sì, sì, e sì. poi Anche ha anche delle paillettes, cioè delle quindi paillette. delle pagliettine, vediamo se vedete che Sì, ci le vedo, le vedo. E quindi soprattutto quando le paillettes ti vanno sulle mani, a me davano un Io po' non ho mai fastidio. lavorato le paillette. Neanch'io, questa è la mia prima volta e È anche tu. l'ultima. Ma a dire la verità, adesso che l'ho ripreso in mano, io, un po' come il lino, il risultato è molto molto bello. A parte che è pesantissimo. E si parte, quindi aspetta che vediamo se lo porto. Adesso qua, sempre, aspetta che mi allontano così magari. È uno scialle a punta e penso che ci sia, che sia un po' irregolare, cioè gli aumenti siano irregolari e poi ogni tanto si va a c'è un dritto rovescio che fa la costina, quindi è anche reversibile, che è anche bellino. C'è un costolone qua centrale e poi c'è questo gioco che mi ricordo era facilissimo da memorizzare, quindi anche uno di quelli molto, che poi se ti dimentichi un ferro fa anche lo stesso, insomma, cioè puoi anche andare avanti e poi ritrovarti comunque. E quindi c'era un gioco qua di, non so neanche come, adesso non mi ricordo proprio niente, però è, cioè, di questo punto è un po' così operato, ed è molto, no, non operato, Io non ti posso aiutare. non mi viene, non mi viene, ma te l'ho detto che lo metto Lavorato, non so, non nell'avuto, so se questo quello. lavorato, sì, questa texture qua, che è molto molto bella, ecco, e così, e poi continua, vai avanti, vai avanti, vai avanti, quindi alterni, alterni, poi, siccome ho calcolato tutto molto male, a un certo punto ho detto, non ho più lana, e dovevo essere alla metà e quindi ho effettuato una infatti la vedrete, c'è cioè una punta a un certo punto, e detto, vabbè, adesso non ho più lana, inizio a diminuire e ho diminuito, diminuito, infatti è un po' asimmetrica, però vabbè, va bene lo stesso. E portato, c'è un caldo, mi ricordo che c'è caldo e questo peserà un mezzo chilo e trovo molto molto bello, come cioè, Sì, molto, molto molto bello, molto avvolgente. avvolgente. Questo naturalmente è dato dal mio errore, però fa tipo pallina da gigrobo d'acciaio, questi cartoni degli anni 80, però lo trovo, cioè, anche questo modello molto semplice, e infatti adesso mentre lo guardavo, mentre prima di registrare, ho detto, ma sai che forse, visto che sono in questo deserto creativo, magari rifare anche questo con una lana che mi piace di più, visto che è così semplice, così. E forse anche più leggera, no, la lana. Sì, questa è pesantissima, eh. E poi c'è il problema che se vedi già, cioè non l'ho neanche portato, si tirano i fili perché non ne ho più, perché praticamente ho lavorato fino all'ultimo grammo. È una lana che è composta da diversi fili, da diversi filati, quindi, e quindi vedete, track, si tira il filo. Però secondo me questo, con un bel cappottone d'inverno, sempre quelle 2 settimane che verrò d'inverno, dovrà metterle tutte. Avrai uno scialle per ogni giorno. Cioè, vado in giro con gli scialli così, tipo Torre di Pisa. Però mi piace molto, anche il colore è molto bello, secondo me. Così, insomma, niente. Quindi, anche questo modello molto semplice. È molto d'effetto, sì, infatti. Senti, Infatti, così. hai detto che sei in un deserto creativo. Sì. Ti possiamo chiedere perché e come si esce da quel deserto creativo? Allora, magari ve lo dirò prossimamente. Come si esce prossimamente, no? Allora vi posso dire il perché, vabbè, insomma, le 2 settimane. Allora, ho finito 2 progetti, ho lavorato proprio a fondo per fino a circa 2 settimane prima della partenza, e ho finito 2 progetti che adesso sono qua perché continuo a dimenticarmi, cioè praticamente ovunque sia sono sempre nella casa sbagliata, perché adesso sono un po' qui a Mantova,
a casa mia, poi naturalmente cerco di passare anche molto tempo dai miei genitori, visto che è da un po' che non li vedo. E poi le ultime 2 settimane, un po' con i documenti e le valigie, cioè avevamo 23 kg, siamo arrivati in aeroporto un po' in anticipo e la mia valigia faceva 28 kg, quindi abbiamo fatto queste cose lì in mezzo all'aeroporto, perché non c'era nessuno, perché comunque poche persone stanno viaggiando, e abbiamo tirato fuori. Sì, insomma, è un po' tutto il trasloco. Stavamo facendo un corso per questa nuova. Quindi sai com'è? Sei talmente presa, un po' la stanchezza, secondo me, che verso la fine comunque del contratto e di questa avventura, disavventura, ero così stanca. E quindi sai, sei così presa che non mi veniva neanche voglia, ma neanche voglia, sai, poi dico, vabbè, non mi compro dell'altra lana per fare un progetto, perché comunque è inutile, perché tra poco adesso ritorno in Italia. E poi ritornata in Italia, secondo me, tutta la stanchezza di questi 2 anni si è proprio mi si è buttata contro, e quindi sì, sono un po' la guardo la mia lana Ma non ti viene voglia? in questo periodo, però insomma, secondo me adesso con questo sogno premonitore, adesso insomma pian pianino, poi oggi mi sono messa lì su Ravelry a guardare un po' cosa c'è, che cos'è moderno in questo periodo. Cos'è moderno? Sai che ci sono le mode anche per Le comunque ultime novità, no? Su Ravelry. esatto, quindi E e cosa hai quindi visto? Perché io non c'ho tempo neanche io di ma guardare su Ravelry le io novità. dico sempre, io tu non so come fai, cioè devi mangiare, cioè pane e knitting, perché sei veramente super creativo, super occupato, fai 300, io non so, sei un mito Ma no, Antonio. figurati, adesso sto crollando anche io. Beh, adesso mi sto riprendendo, ma la Sì, no. stanchezza, il corpo ha i suoi limiti e basta, e ogni tanto bisogna. Ma tra una settimana sarò in vacanze, quindi Adesso, mentre tu chiacchieri, tornerà il vulcano. Torneranno i corsi del sabato sera, ma tutto poi a settembre, ma devo organizzarmi tutto, sì. organizzare tutto. Anche il sito web che lo sto finendo. Ah sì, che mi dicevi, che bello, che Sì, bello. sì, Quindi sì. ci puoi dare Per. un'anticipazione, o magari gli altri lo sanno già e sono solo io che non lo so. No, penso di non averlo mai detto. Ma niente, un sito web dove ci sono i miei pattern anche, perché soprattutto. Sì, per la gente che non ha Ravelry e non vuole comprare su Ravelry. Poi ci sono anche dei pattern gratis e poi è anche sì, tutto quello che circonda Beagle Needs, che sono i pattern, i corsi e i video di YouTube. Ok, Sì. quindi proporrò anche dei corsi da fare su Zoom, alcuni forse se vi piace, se possono fare anche in italiano questi corsi. E niente, è molto semplice, non è che. E poi forse faccio anche dei corsi non in diretta, ma registrati prima e tu con forse 10 lezioni, 20 lezioni, 5 lezioni, non lo so, tu lo compri, lo guardi quando vuoi e basta, no? Anche Ma tutto questo bello. bisogna prepararlo. Eh sì, e quando andrai live, più o meno? Dovrebbe funzionare a settembre. Fantastico, quindi settembre. Sì, forse prima, ma non ci saranno delle attività prima di settembre, quello di sicuro. E niente, il mio sogno, uno dei miei sogni anzi, è avere un negozio di filati, non ce l'avrò mai, ma almeno online forse potrei farlo. E quindi come si dice, la struttura del sito web ci permette, se in futuro Sì. vorrei vendere dei filati, è già tutto pronto per quello, no?
Beh, insomma, è un sogno abbastanza, secondo me, insomma, con tutte le persone che ti vogliono bene, che ti ammirano così, non è neanche questo, non è neanche un sogno così, non è un'utopia, ecco, è semplicemente un sogno su cui bisogna lavorare. Sì, no, ma un negozio di filati fisico in presenza, secondo me quello è molto difficile. Qua a Granada ce ne sono un po', ma secondo me non ci sta un altro negozio di filati. È difficile perché, per esempio, cioè, penso che non sia l'unica a pensarci, no? Cioè, perché comunque ogni tanto ci penso, ci sono questi negozi molto belli qua a Mantova. Mantova è una città medievale e quindi ci sono questi mangolini, sai, molto suggestivi così. Sì, Però sì, sì. l'esborso per una città così piccola, fosse una città tipo Milano, proprio piccolina, e l'esborso purtroppo, cioè, devi venderne di filati prima di poter. Sì, no, secondo me forse potresti avere il negozio Online. fisico, ma anche il negozio online. Sì. 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 No, ma Chissà. secondo me se io ti dico quello che mi piacerebbe fare a me e che non Dai. posso fare qua a Granada perché non ci sono delle knitter, non sono abbastanza knitter a Granada, no? Io quello che farei sarebbe, sì, tipo un negozio di filati, ma in un senso ampio, Sì. no? De un luogo dove si fanno workshop, Sì, incontri. Lezioni forse tutte le settimane, un gruppo che viene tutte le settimane lì per lavorare insieme. Sì, un po' in questo senso, no? Forse anche persone che portare delle persone che conoscono altre tecniche, non solo della maglia, ma anche uncinetto, ricamo, il telaio. ah, che Sì, un bello. po' un posto molto creativo, no? E Sì. poi evidentemente i filati, no? Da comprare e anche da vendere su internet, no? Non è che poi li tieni tutti per te. No, 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 no. No, perché non faccio in tempo a finirli. Sì, scusa. Guarda, dice Vicky che anche lei ha la stessa idea. Sì, secondo me è un sogno un po' condiviso da tante Comune, persone. sì. No, no, infatti, poi io sono un'imprenditrice pessima, ce lo dico qua, non lo nego, qui lo dico e qui lo dico veramente. Perché noi avevamo pensato a un certo punto io lavoravo proprio, insomma, quando sono approdata in Inghilterra, lavoravo in gallerie d'arte. E mamma mia, vorrei tanto aprire una galleria d'arte, perché comunque mi piace l'arte, mi piace l'interazione con gli artisti, eccetera. Allora io e Nigel, perché anche lui piace comunque molto, e quindi abbiamo iniziato a comprare delle cose, e poi cioè, ma non le possiamo mica vendere queste cose qua, sono troppo belle, quindi ecco la nostra carriera stroncata. Questi filati non li posso vendere, questi sono No. per me, sono troppo belli. Sei tipo chi è Gollum Sì, il Signore degli Anelli, è il mio tesoro. tesoro così. Sì, ma questo è diverso perché i filati non sono unici, diciamo, cioè non è che puoi comprare altri uguali, no? Sì, Non no, è sono vero. opere d'arti. Insomma, alcuni sì, insomma, questi tintori Sì, indipendenti. questi fatti a mano, sì, evidentemente. Sai Ok. cosa c'ho tanta voglia ultimamente di provare che non ho mai provato? Dimmi, Un dimmi. filato, appunto, filato a mano. Mai provato? Io l'ho provato quando siamo andati a Shangri-La. Sì, Shangri-La. secondo me me l'avevi raccontato di questi del filato di Però yak, no? era, secondo me era ritorto malissimo perché Sì, era no? una difficoltà. Quindi l'ho preso solo perché ho detto a Nigel: Nigel, tu scegli le due matasse perché insomma cioè faccio qualcosa per te. Tra l'altro, era abbastanza caro, quindi ho detto insomma facciamo qualcosa di piccolo. E non c'era che ci fu, c'era una selezione abbastanza limitata. E quindi ho scelto queste due cose che erano tinte a mano, ma anche filate a mano. E sì, non era particolarmente No, no. piacevole, meglio quello della Mayak. Guarda, Però. stanno scrivendo tanti che anche a loro piacerebbe il negozio di filati. Dice Donatella,
Dice il negozio di filati con annessa la sala da tè e libreria. Beh sì, vabbè, allora qua è il paradiso, Il no? centro Non è più. commerciale della lana con anche il cinema della lana del filato. Bella sala da tè, una bella libreria, così tu hai il tuo teino, insomma, Che ti leggi il bello. libro, cioè basta, io non esco più, divento così, insomma, pasticcino, Sì, perché col tè ci vuole, insomma, serve anche il sì, sì. pasticcino, Poi a me basta. quello che piacerebbe anche tantissimo è abitare in campagna. In Ah. campagna, ma molto vicino alla città, quello è vero, devo confessarlo. Sì, così se ti stufi un giorno del campo, vai in città e respiri l'aria inquinata e così sei felice di nuovo. Sì, ma avere delle galline, forse una pecorina, non so, Dei pavoni, io e pavoni. il centro benessere del Infatti, Nitter. che ci spa. Facciamo una Sì, poi ti squadra fanno dei di massaggi alle mani perché sì, ogni tanto manicure, vabbè che anche io. qua, anche Ah sì. il collo, le spalle. Sì, dai, il centro benessere dei Niter. Questo è bellissimo. Ci sta, Barbara, bellissima idea. Che Capperigno, ragazzi, fantastico. No, comunque bello. sì, per dire della campagna, cioè i miei abitano, ho sempre vissuto in campagna, quindi adesso facciamo lo stesso, torno da mia mamma, vado a fregarle le uova, i pomodori, le zucchine, Che qua ritorno. bello, che bello. Figlia snaturata. No, io invece ho sempre vissuto in città, ma i miei venivano da un paesino e quindi la mia famiglia era tutta in paese e noi Certo. tutti i weekend, tutti andavamo dalla nonna e i miei cugini, i miei zii, tutti avevano la casa in campagna, io morivo dall'invidia, secondo me quello mi è rimasto lì ed è per quello che ho questo sogno, no? Sì, a No, me no, piacerebbe tantissimo proprio vivere una vita slow, veramente slow, ma oggi è un po' difficile. Parlavamo un po' di episodi fa del consumismo, di come una ruota che è un po' difficile da fermare, no? E appunto non è che si può vivere una vita slow così facilmente, è perché il difficile. sistema non te lo permette, perché beh, se non vuoi avere niente, soltanto quello che tu pianti, le uova delle tue galline, eccetera, eccetera, forse ce la puoi fare, ma alla fine Sì, se vuoi no, no. comprare del filato, alla fine devi lavorare. È Esatto. finita la vita slow. No, infatti, soprattutto se ti piacciono i sfilati belli, vero? Soprattutto, sì. È così, no, 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 io capisco anch'io, soprattutto quando sono andata ad abitare in Inghilterra, proprio il primo periodo, abitavamo in Devon, che è una regione molto verde, molto bella, sai proprio, sai le cartoline dell'Inghilterra dell'ottocentesche, quelle collinette, le tre pecorelle, così, è bellissima. E i cottage sono veramente bellissimi, sono molto molto belli. E poi quando dici, ah, mi piacerebbe così, poi ti accorgi che erano tutte persone che hanno lavorato magari a Londra erano avvocati, e poi si possono permettere la vita lì. Eh Però sì. Sì, effettivamente una persona media, una persona normale con un lavoro normale, queste cose purtroppo sono. Perché si è un po'. Ne parlavamo anche con mio papà poco tempo fa, cioè quando lui era giovane davano la terra, mio papà è contadino, e davano la terra, alcuni dei suoi amici sono andati in Toscana e davano la terra per poco o niente, perché era una terra molto arida, non era una terra così buona come quella della pianura padana, però adesso sti qua hanno le case nel Chianti, o non nel Chianti, ma insomma in posti molto belli e così, insomma, quindi c'è stato questo esodo dalla campagna e adesso si ritorna perché, insomma, perché la gente ha capito che effettivamente si sta bene a contatto con la natura. Eh sì. Ai, Ma che dici? sospiriamo. Un giorno vincerò la lotteria Esatto. e potrò andare a vivere in campagna, ma
Vicino alla Vicino alla città. città. Sì. Ecco, sì. Al Ma c'è. massimo 20 minuti dalla Esatto, città. ma lì c'è una campagna vicina a Granada o. Sì, ma pensa che io non abito a Granada adesso. Abito in un paesino che è attaccato a Granada. Sì, ma proprio tra il paesino e Granada ci sono tipo 2 chilometri, basta. Ma tutto quello sono campagne, con delle piccole casine che secondo me neanche vivono, perché sono per mettere dentro gli strumenti per coltivare la terra, eccetera, no? Ma proprio lì sarebbe stupendo. Eh sì. Perché sono 3 minuti che ci metto per arrivare in città, ma sei proprio in campagna. E poi dove io abito, per fortuna, abbiamo tanti campi nei Sì, dintorni dove io posso andare con i cani, li lascio liberi, corrono, saltano, si mettono nell'acqua, tornano a casa sporchi, sporcano tutto, ma sono felici, che è esatto, hanno l'importante. bisogno. Ecco, capanne dicono che si chiamano, dove si mettono via gli strumenti. Ecco, che nostalgia, che tristezza. Sì, tu mi parti di questa cosa un po' così idillica, rurale, io Ecco, adesso. dice Lella, ma per farmi venire l'invidia, io abito in campagna a 20 minuti dalla città di Aosta. E proprio le montagne mi piacciono ancora di più. Io non amo tantissimo la spiaggia, ma la montagna mi piace un sacco. Lella, Aosta, che Quindi, città Lella, meravigliosa. forse un giorno mi trovi davanti a casa tua, eh? Sì, Lella, anch'io. Mangiare una bella fonduta valdostana. Yeah! Sì. Si mangia anche bene. Vabbè, io sempre a commentare sul cibo. Ecco. Che bello, dai, caro. Sì, dobbiamo salutare. Felice. Aspetta, che ora so. Ecco, Vabbè. io ti ringrazio veramente, Grazie anche se sei molto a te. stanca, sei venuta qua. Ma no, ma figurati, con piacere, mi fa sempre piacere chiacchierare con te, guarda, e con tutte voi indirettamente. Grazie a tutte che siete sempre qua. Grazie. E niente. Ah, per le vincitrici del giveaway. Scusate, non ce l'ho fatta, ma domani spero di farcela a inviarvi le matasse. Non preoccupatevi che vi arriveranno, ma non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. E niente, settimana prossima mi vedrete con un'altra faccia più felice perché sarò in vacanza e quindi potrò fare Sferruzzare sul tanto tempo. lavoro a maglia, tanti nuovi pattern, tanti nuovi corsi, tanti nuovi di tutto. Poi alla fine non farò nulla, ma... Perché le vacanze passano ancora più veloci, Oh, è ma vero. niente. Ciao a tutti, buona settimana. Ci vediamo settimana prossima. E grazie mille, Arianna. Un No, bacione enorme a te e a tutte. grazie Ciao. a te, grazie a tutti. Grazie, ciao, buona settimana. Ciao, ciao, ciao. Vieni a settembre che c'è la fiera della lana, ma non ci credo. Ad Aosta. Oh, Io non finisco mai di salutare. Lella, forse ci penso, eh? delle 7 buonasera, si dice la signorina delle 7 buonasera qui a casa mia. Il Ecco. signorino delle 7 buonasera. Va bene. Ciao a tutti, buona settimana, grazie mille. Ciao, Ciao. ciao, ciao.